Amici sportivi, benvenuti ai Colori del Cuore. Siamo a Cesena e andiamo a conoscere gli amici tifosi del club Forza Cesena del Bronx Vigne. Dunque, il club ha 10 anni perché è nato nel 1989, però io ho cercato di farlo prima, sto club, quando ancora c'era Otello Catania nel Cesena. Però dopo vari tentativi andati a vuoto, finalmente nel 1989 ho formato sto club e quindi c'ha 10 anni. Quindi buon compleanno presidente, buon compleanno club Bronx Vigne. Presidente, 10 anni sono lunghi, ci racconta un po' la storia di questo club? Dunque, la storia di questo club, diciamo che dopo tanti tentativi l'ho formato assieme a questi ragazzi che mi hanno dato sempre una mano, mi hanno sempre aiutato a sostenere il club e quindi cioè finalmente l'abbiamo formato e cerchiamo di andare avanti ancora per un bel po'. Quando lei è riuscito finalmente, perché ci ha provato per tanto tempo, a creare questo club, quanti iscritti c'erano? Dunque, quando abbiamo iniziato mi sembra con 80-90 iscritti, poi siamo arrivati anche a 150, poi dopo il Cesena, essendo retrocesso, siamo calati e adesso ne abbiamo circa 80-90. Club Forza Cesena, Bronx Vigne, e fra i tuoi ricordi quante cose strane, belle oppure dolorose hai? Ma dolorose quasi nessuna, mi sono sempre divertito, quindi direi più che altro tutte belle. Ma per quanto riguarda le trasferte, quella che mi è rimasta più impresso è la vittoria a Bologna, sia prima degli spareggi, sia quella per 0-1, grazie a Ciocci. Sei l'addetto allo striscione, cosa vuol dire?
Sì, niente, ha detto lo striscione, è colui che se ne occupa praticamente quasi 7 giorni su 7, quindi dalla sede per le partite in casa lo porto allo stadio, aiutato naturalmente da un altro del club lo mettiamo su, e anche in trasferta, quindi zaino in spalla e in più stadi d'Italia possibili tentiamo di farlo vedere. Di far arrivare lo striscione, quindi è proprio una bandiera. Sì, è il nostro segno praticamente, quindi quando ci spostiamo cerchiamo sempre di appenderlo in qualsiasi curva d'Italia per far vedere che ci siamo anche noi. Ascolta, qualche aneddoto, qualche ricordo particolare durante questo tuo fare l'autista dei tifosi? Ma aneddoti, diciamo che le trasferte più belle sono quasi sempre quelle dove riusciamo a vincere, quindi diciamo quella, una delle ultime può essere quella di Torino che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo visitato uno stadio molto bello, molto grande, siamo usciti vincitori, quindi diciamo che in ordine di tempo è quella più bella che mi ricordo ultimamente. Quanti anni sei nel club? Sono nel club da 6 anni. Sei arrivata qui bambina, insomma. Sì, avevo 19 anni. Ascolta Alessia, in 6 anni di storia di questo club, c'è qualche ricordo in particolare di cui possiamo essere partecipi? Sì, cioè, mi ricordo con particolare piacere, diciamo, la prima trasferta che ho fatto insieme a tutti gli altri ragazzi del club, che è stata a Venezia, perché siamo partiti col pullman dalla piazzetta qui dove c'è la nostra sede, anche se abbiamo perso. E poi ricordo con piacere la trasferta, una delle ultime che ha ricordato Francesco, quella a Torino, dove abbiamo vinto e ci ha portato poi alla salvezza praticamente. Thank you.
questa squadra, che comunque ha bisogno del supporto dei suoi club e dei tifosi di questa città, che è partita col piede giusto, sembra, e che dobbiamo sostenere per farla arrivare a fine campionato, diciamo, non diciamolo, però come voi volete. Dunque, io dico solo una cosa, cioè i ragazzi della Curva Mare si impegnano tutte le domeniche a sostenere la squadra, perché la sentono nel cuore, veramente, la squadra della Cesena, e speriamo che quest'anno sia l'anno buono di ritornare in Serie A, sempre con la forza della curva.